per la Lega. Altre leghe scendono in campo: AC Last Minute nella consueta divisa rossonera e lo Scarsenal nella consueta divisa verde. Guarenga l'anno scorso non c'era lo Scarsenal. Ha giocato la parte finale del campionato, non è partito subito, ma poi ha... Siete una di quelle squadre che tu commentavi di più. Break del Last Minute con Carello, numero 8, palla dentro, era per Migliavacca, manca proprio anche Baldanza. Baldanza però a destra per Carello, attenzione, palla dentro, ma capisce tutto Ertel. Verticalizzazione immediata per Guaringa, attenzione Guaringa, defilata a sinistra, rientra, scarica per 40, sinistro di 40, il gol! Vantaggio dello Scarsenal, inserimento davvero micidiale, qua non l'ha visto arrivare nessuno. 40, però, non dico il numero perché è qua, il 40, matematico. Il numero 40. Un po' come Fortin nel Siena. Esatto, esatto. Ottavo minuto di gioco, vantaggio dei ragazzi maglia verde dello Scarsenal. Però Francesco, con la botta di 40 sull'assist di Guaringa. Permettimi di annotare il pallone a rimorchio che ha dato Guaringa. Là si vede proprio l'intelligenza del calciatore che va dalla palla dietro. Sì. 40, scarico a sinistra. Partirà tra poco, ecco, in questo momento battuto il calcio d'inizio del secondo tempo tra Scarsenal e AC Last Minute. Dopo spartiamo, inizia ad essere umido. Sì, sì. Vai, 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 Scimo! Attenzione con questa palla al limite dell'area, fa sedere Trevisan, il numero 18, ma grandissimo! Poi il portiere dello Scarsenal, che è stato saltato e poi con un colpo di reni si è allungato per respingere il tiro ravvigiato del numero 18. E qua si è superato. È o non è il più forte? Assolutamente. Ragazzi, sì, ditemelo voi, perché io non so più come dirvelo. L'anno scorso chi ha vinto il portiere? Buonasera a tutti, mi trovo con Bettini, il portiere della Last Minute, battuto di misura dallo Scarsenal. Penso un vero peccato, al di là delle tue ottime parate, perché avete giocato davvero molto bene. Sei d'accordo con me? Sì, abbiamo fatto un errore, sono andato contropiede e sono partiti loro e ci hanno infilato. Un errore brutto, però si può rimediare comunque. Sono altro, bisogna essere un po' più concreti. No, anche perché terza apparizione è davvero notevole. Giorgio Campassetti, terminato cambio. Giorgio Campassetti, terminato cambio. Penso che deve servire per andare a cercare i risultati che finora sono mancati. Sì, l'unica cosa è dobbiamo essere più concreti davanti. Basta. Lapidario, allora ti ringrazio, complimenti, comunque sei davvero molto bravo, ci rivediamo sui campi. Ciao. Arrivederci. Buonasera a tutti, mi trovo con Trevisan, portiere dello Scarsenal, vittorioso per 1-0 di misura sulla Smith. Avete, diciamo, sofferto forse più del previsto, tu poi gli interventi decisivi li hai fatti, sì, come hai visto la prova della squadra? Oggi mi sono andato a fare, ma abbiamo cercato di far girare la palla, ma sfortunati, proprio anche loro portiere, non entrava. Certo, volevamo aumentare un po' la differenza reti, come era un po' scarsa tutto questo aspetto, ma vabbè, niente, che cosa che abbiamo vinto. Anche perché come possesso palla, un po' a favore vostro, forse nel finale loro chiaramente un solo gol di vantaggio. Sì, esatto, hanno iniziato a spingere, però vabbè, difesa bene bene oggi, quindi nulla da dire. Ci è mancato un altro gollettino per chiudere la partita e giocare più sicuri. Ho provato un po' di conclusioni da fuori, non ti hanno sorpreso? No, no, hai fatto un ottimo doppio intervento, quando hai parto di là il loro numero 18. Perché da terra mi sono rialzato. E lì dove hai trovato la forza per No, perché spingerti. Ho bucato come un pesce alla finta. Poi ho detto qua tira, allora mi sono rialzato e mi sono tuffato. Fortunato anche che l'ho preso. Va bene, ti ringrazio, la comunità di Vittorio, ci vediamo sui campi. Alla prossima. Ciao. Buonasera a tutti gli amici del campionato universitario, una new entry nella nostra manifestazione, una mascotte, un personaggio estemporaneo per questo tipo di iniziative. Raccontaci un po', innanzitutto come ti chiami, come sei nato, sei di questo mondo, sei arrivato... Vengo da Walt Disney, ho perso il lavoro a Walt Disney e sto venuto qua. Ah, ok. E mi pagano, ma Walt Disney no. Ok, e quindi starai sempre con noi? Vedi tutte le partite? Perché mi pagano, vengo qua, che Walt Disney c'è, Biancaneve e Topolino, che minchia, piglia un sacco di soldi e Biancaneve mi sa che non c'è più. E poi non me la dà Biancaneve tutte le volte. E c'è insomma qualche squadra per cui tifi? Io ancora non conosci nessuno, non ti sei ambientato. Io essendo un coniglio ho quel problema lì, sapete, i conigli, e quindi tifo l'FC Centro Sociale.
okay. Che è l'unico che un poco porta un po', ma un poco anche per il CSKO. Ok, ok, va bene, allora in bocca al lupo, ci vediamo sui campi. Spero che mi pagate, mi raccomando.